Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Burundi, uccise 3 suore italiane, sono state decapitate. Caso Marò, spiraglio per la torre, l'India non si opporrà al rientro in patria. Napoli, 17enne ucciso, autopsia mercoledì. 3 missionarie italiane sono state uccise a Kamenge, a Bujumbura, capitale del Burundi. 2 di loro, Olga Raschietti, 75 anni, e Lucia Pulici, di 83, sono morte domenica pomeriggio in un primo assalto alla comunità, mentre la terza, Bernardetta Bojan, sarebbe deceduta nella notte in un secondo agguato, sempre all'interno della loro missione. Secondo un testimone, le 3 missionarie sarebbero state decapitate. Il loro sangue versato diventi seme di speranza per costruire l'autentica fraternità tra i popoli, dichiara intanto Papa Francesco. Il governo indiano non si opporrà al rientro in patria per motivi di salute del Marò Massimiliano Latorre. Dopo aver esaminato l'istanza presentata dai legali del fuciliere di Marina, in cui si chiede il rimpatrio del Marò in seguito all'attacco ischemico della settimana scorsa, è arrivato il parere del governo indiano in vista della prossima udienza della Corte Suprema il 12 settembre. A causa delle sue condizioni di salute, il Marò, 47 anni, è stato esonerato dall'obbligo di firma presso il commissariato di polizia nella capitale indiana. Si svolgerà mercoledì l'autopsia sulla salma di Davide Bifolco, il 17enne ucciso da un carabiniere a Napoli al termine di un inseguimento. L'esame era previsto inizialmente per lunedì. La decisione segue l'ok agli accertamenti richiesti dai legali della famiglia del giovane, che hanno formalizzato alla Procura di Napoli la richiesta per eseguire una TAC e il prelievo del tessuto cutaneo e dei vestiti del giovane. Morgan Stanley rivede al ribasso le previsioni sull'andamento del PIL italiano, portandole a meno 0,2% nel 2014. L'Italia, scrivono gli analisti della banca d'affari in un report, resterà probabilmente in recessione per il terzo anno di fila nel 2014. Non solo, Morgan Stanley prevede anche una ripresa minore di quanto atteso in precedenza. Ci attendiamo un'espansione dello 0,75% nel 2015, invece del più 1% del precedente outlook. In Italia 6 milioni di persone sono senza lavoro, o perché hanno perso il posto, sono circa 3 milioni, o perché sono rimasti scoraggiati dalla situazione di crisi, altri 3 milioni. È quanto rileva la Confesercenti, che ha presentato le previsioni economiche. Il tasso di disoccupazione, secondo le stime, quest'anno si dovrebbe attestare al 12,5%, per scendere al 12,3% il prossimo anno. Un meteorite è caduto vicino all'aeroporto di Managua, capitale del Nicaragua, formando un cratere largo 12 metri e profondo 5 metri e mezzo, provocando panico nella popolazione che ha temuto si trattasse di un terremoto. Il portavoce del governo ha detto che potrebbe trattarsi di un meteorite relativamente piccolo che sembra provenire da un asteroide che stava transitando vicino alla Terra. Lunga chiacchierata a Maranello tra Luca di Montezemolo, presidente della Ferrari, e Fernando Alonso. Lo rende noto il Cavallino, dal proprio profilo Twitter, a 24 ore dal deludente GP d'Italia. Alonso è stato costretto al ritiro domenica a Monza. Al tweet è abbinata una foto che ritrae un abbraccio tra Alonso e Montezemolo sorridenti.